Il rinfresco del lievito madre si rende necessario solo quando la pasta cruda, e cioè il lievito naturale già esistente, non viene adoperato per alcuni giorni, quindi perde la sua vitalità. Ecco perché con l'aggiunta di nuova farina e un po' di acqua torna di nuovo ad essere vitalizzante e lievitante. Rinfreschiamo il lievito madre. Non so voi come lo fate, ma io uso il metodo della nonna, veloce e semplice. Aggiungiamo al lievito madre già esistente un po' di farina e un po' di acqua. Mescoliamo. E se è necessario, nel senso che se è ancora un po' liquido, andiamo ad aggiungere un altro po' di farina fino a raggiungere questa consistenza. A questo punto trasferite il lievito madre rinfrescato in un contenitore pulito, ben sterilizzato prima. Appoggiate su un coperchio e riponete in un luogo fresco e buio. Il giorno dopo il nostro lievito madre si presenta così, ben fermentato, ed è pronto per essere riutilizzato.